Miriam, chiudiamo questo mondiale con una medaglia di bronzo che comunque vi regala qualche sorriso. Assolutamente, assolutamente sì, perché non era magari l'obiettivo principale, non era quello, la medaglia che volevamo, ma comunque sia una medaglia, comunque sia siamo terze al mondo e non è una cosa semplice. 4 anni fa eravamo sempre comunque sul podio, abbiamo dimostrato, credo, carattere e tenacia presentandoci in campo contro gli Stati Uniti, che comunque non è mai una squadra facile da affrontare, e soprattutto in questo momento. E quindi complimenti a noi, brave. È stata una stagione comunque positiva, no? Considerando anche la... Assolutissimamente sì, non è scontato partecipare a competizioni e portare a casa medaglie. Quante squadre sono partite per questo mondiale? Perfetto. L'Italia è anche l'unica nazione che nelle ultime 3 edizioni dei mondiali è rimasta sempre fra le prime 4, quindi vuol dire che è una continuità non indifferente. Assolutissimamente sì, credo che sia visibile a tutti quanto quest'Italia abbia lavorato, sia cambiata, ma comunque sia abbia mantenuto la sua identità, tra virgolette, e stia alzando un po' l'asticella. Un rimpianto ripensando al Brasile? Non lo so, non saprei, perché comunque sia è stata una partita sofferta, è stata una partita dove abbiamo dato il 100% di noi stesse e nonostante tutto non è venuto il risultato. Io penso che sia uno di quei momenti che bisogna segnare, passare avanti e pensare a questa medaglia che siamo riusciti a portare a casa.